Fortunatamente questa settimana tutti gli indicatori ci dicono che sta andando bene dal punto di vista dell'evoluzione della situazione epidemiologica, con diminuzione dell'incidenza, leggera diminuzione ancora dell'RT, che è appena al di sotto dell'unità, anche l'incidenza al di sotto di 50 per 100.000, quindi questo permette in qualche misura di fare anche continuare a fare il contact tracing e c'è anche una certa decongestione dei reparti ospedalieri, sia di area medica che di terapia intensiva. Quindi evidentemente il combinato disposto fra vaccinazione, non solo delle persone anziane che vengono vaccinate soprattutto per essere protette, protezione diretta del vaccino, ma anche delle persone più giovani che non solo vengono protette ma proteggono gli altri essendo vaccinate, anche se sappiamo per carità il vaccino può non proteggere dall'infezione nel 100% dei casi, però protegge dalla malattia grave e diminuisce comunque il rischio di trasmissione dell'infezione, ecco, questo bisogna ricordarlo. Dicevo, combinato disposto vaccinazione più anche il fatto che in Italia, a differenza di altri paesi, stiamo riaprendo praticamente tutte le attività, quasi tutte o tutte, pur mantenendo alcune misure di buon senso in atto, no? Come alcune misure di protezione individuale, l'uso della mascherina, un certo distanziamento sociale. Quindi c'è una cautela e una prudenza nei comportamenti individuali che forse può spiegare in questo momento la differenza con altri paesi che pure hanno vaccinato quasi quanto noi.